Allora, siamo in linea con il consigliere comunale Lucio Tiozzo, ex consigliere regionale, ex sindaco di Chioggia, e insomma oggi abbiamo saputo da poco una bella notizia, a noi fa piacere. Quando i chioggiotti prevalgono è un vantaggio, è una soddisfazione che penso dovrebbe essere per tutta la città. Sappiamo che sei stato nominato all'interno del consiglio di amministrazione di CAV, che sono le autostrade venete, giusto? La società Veneta Autostrade, dove la proprietà è per il 50% della regione Veneto e il 50% ha una grossa responsabilità, ecco, rispetto alle attività che vengono svolte nel sistema autostradale Veneto. Se non sbaglio, tu l'intera minoranza del Consiglio regionale, cioè praticamente nel Consiglio di amministrazione aspettava un posto anche la minoranza, e l'intera minoranza del Consiglio regionale del Veneto ha scelto la tua persona. Questo mi fa piacere perché oltre a essere stato proposto da tutto il gruppo del Partito Democratico Veneto, c'è stata anche una convergenza di tutte le altre forze di minoranza, segno evidente di un apprezzamento che mi fa piacere, che mi lusinga e che mi responsabilizza anche allo stesso tempo de delle altre forze che non sono il PD. Quindi mi fa piacere e c'è un riconoscimento anche di un'attività extra politica, perché spesso si pensa sempre alla mia attività politica, ma io ho fatto anche altre cose dal punto di vista professionale che sono state valutate positivamente e le metterò in campo con modestia, ma anche con la disponibilità, ecco, di aiutare un'azienda così importante come la nostra a far bene. Senti Lucio, allora, ovviamente la tua nomina è di carattere regionale, quindi le autostrade venete, ovviamente si parla di tutto il Veneto, però comunque parlando in un'ottica un po' locale, qualche piccolo vantaggio per la comunità di Chioggia dovrebbe esserci avere all'interno del Consiglio anche un Chioggiotto. Detto che sono purtroppo la mia storia, una storia di consigliere di minoranza e quando l'ho fatto da consigliere regionale anche adesso sono consigliere di minoranza, ma sai, ma quando vai in un consiglio di amministrazione le diversità, ecco, di provenienza si assopiscono a favore di un lavoro unitario e io penso che CAV sia una società importante che ha parecchie risorse economiche a disposizione che possono essere in parte utilizzate anche per rispondere a alcune emergenze che abbiamo nel Veneto. Una delle emergenze è sicuramente la Romea e tante altre infrastrutture stradali della nostra regione. Siccome i soldi di casa sono soldi, come si dice, le macchine transitano nel nostro territorio, c'è, se volete, anche un danno di tipo ambientale che viene prodotto nel nostro territorio, io spero che questi soldi possano essere in parte ributtati nella realtà veneta, magari per risolvere situazioni di una certa difficoltà che abbiamo nel nostro territorio.